Quello che volevo parlare oggi, quello che il Signore mi ha messo in cuore di parlare oggi, è il proseguo del messaggio che abbiamo visto la scorsa settimana. Abbiamo parlato che è un periodo abbastanza travagliato per quanto riguarda l'ansia, con tutte le ansie che ci accompagnano con il Covid-19, un periodo non particolarmente tranquillo. Per cui abbiamo necessità di riflettere su quello che è l'ansia nelle nostre vite, ma non soltanto per questo momento in particolare, ma in generale in tutte quante gli aspetti della nostra vita. La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare dell'ansia e ponendoci la domanda se come credenti dovessimo essere in ansia, se fosse giusto essere in ansia, essere preoccupati. E avevamo visto la scorsa settimana che l'ansia è un qualche cosa che è nata insieme con l'uomo e che anche supereroi della fede come Paolo si preoccupavano e che persino Gesù, nella sua parte umana, era stato soggetto all'ansia, alla preoccupazione nel Getsemani. E vedendo come Gesù aveva agito proprio per sconfiggere l'ansia, avevamo trovato una sorta di ricetta per rendere, come dice Paolo in Seconda Corinzi 10:15, prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. La ricetta, molto brevemente, era questa: sottomettiti alla volontà del Padre. Gesù aveva obbedito al Padre nonostante dolore, la frustrazione, lo scherno, la vita che avrebbe dovuto dare sulla croce. Che cosa significava per noi? Per noi significa obbedire a Dio e dargli fiducia anche nei momenti più difficili. È pregare a Dio e dire: Padre, fa che questo momento passi il più rapidamente possibile, ma io mi fido di te. La seconda ricetta che avevamo visto, con cui Gesù aveva sconfitto l'ansia, era continuare a sottomettersi al Padre. Gesù nel Getsemani aveva continuato a sottomettersi perché non aveva chiesto soltanto una volta, ma 3 volte passi da me questo calice. Ma per 3 volte a queste parole aveva aggiunto: non la mia, ma la tua volontà. Per cui era importante sottomettersi per spezzare la sua natura umana a favore di quella divina. Per noi che cosa significa? Significa perseverare ad obbedire a ciò che ci chiede Dio, a ciò che ci chiede Gesù, lungo tutta la nostra vita, di credenti, perché noi non siamo soltanto umani, non siamo soltanto una natura umana, ma in noi vive la scintilla divina, la scintilla spirituale. E la terza, ricetta che avevamo visto, aveva usato Gesù, che ci aveva suggerito lui, era: chiedi l'aiuto, chiedi il mio aiuto, chiedi l'aiuto di Gesù. Gesù ci ha detto che se crediamo in lui faremo cose ben più grandi di quelle che lui ha fatto. Basta che glielo chiediamo. Ora, però, questo è il concetto generale: come vincere ogni giorno fisicamente, realmente l'ansia? Oggi, appunto, vorrei passare dal generale, quello che abbiamo visto la scorsa settimana, allo specifico, dal grande panorama dell'ansia al panorama del giorno, quello che come credenti, ma anche come non credenti, anche come tutti quanti nel mondo, vediamo ogni mattina. Insomma, le cose pratiche da fare, cose che puoi fare ogni giorno per sconfiggere l'ansia. Perché sapete, è vero che Paolo ha detto in 1 Corinzi 15:19: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. In 1 Corinzi 15:19. Ovvero che non dobbiamo aspettarci un granché da questa vita, una vita tutta rose e fiori. Sì, ci saranno delle gioie, ma ci saranno dei dolori. Però è anche vero che Davide, nel Salmo 34, il versetto 4, ci dice: ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. E lo stesso Gesù, è vero che ha detto in Giovanni 16:33, la prima parte: nel mondo avrete tribolazione. E non è una bella notizia per tutti quanti. Ma nello stesso, che significa?
che non avremo una situazione di tranquillità totale. Ma è anche vero che nello stesso versetto si era adoperato, aveva subito detto in Giovanni 33, la seconda parte, anzi la terza parte del versetto: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Dio non vuole che viviamo una vita fatta di ansia. Sapete, l'ansia non è soltanto uno stato d'animo, ma è una malattia in sé e la fonte di altre malattie che possono venire tramite a causa dell'ansia. Le statistiche dicono che le persone con un disturbo di ansia hanno la probabilità da 3 a 5 volte in più la probabilità di dover ricorrere al medico e 6 volte in più la probabilità di finire in ospedale rispetto a coloro che non hanno che non provano ansia costante. Per cui risolvere il problema dell'ansia è un nostro piacere, è un nostro dovere per mantenere sano anche il nostro corpo. Dobbiamo prima affrontare l'ansia, prima che arrivi. Come ci dicono i medici, prevenire è meglio che curare, soprattutto prevenire costa anche molto di meno, sia dal punto di vista medico, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista spirituale. Allora, come posso prevenire l'ansia? Allora, bisogna partire da un concetto: il nostro fisico e la nostra anima non sono due entità separate, due cose separate, sono interdipendenti l'uno con l'altra. Non ci credi? Allora, ti faccio un esempio. Pensa una cosa: ti risulta più semplice piegare quando sei stanco o sei stanca, oppure quando sei completamente a tuo agio e rilassato o rilassata? Rifletti, il pregare è un'attività spirituale, vero? Ma che attinge al lato fisico, il tuo cervello. E se non capisco che quello che faccio col mio fisico ha ricadute su quello che riguarda la mia anima, allora vivrò una vita completamente frustrata. Paolo lo spiega bene in Romani, al capitolo 7, dai versetti da 22 a 24. L'abbiamo già visto altre volte questo versetto nelle ultime settimane. E lui dice: infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedendo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? C'è questo dualismo tra lo spirito e il corpo che tendono a da due parti differenti. Fisico e spirito sono interconnessi e l'uno influisce sull'altro. Ma noi non viviamo in un mondo spirituale. Questo mondo che viviamo non è sicuramente spirituale, ma è un mondo fisico. E indovina chi tra i due avrà più naturalmente il sopravvento tra il fisico e lo spirito? Quello che penso influisce su quello che senso, su quello che sento. Ora, se quello che penso influisce su quello che sento, allora quello che sento può essere gestito attraverso quello che penso. Te lo spiego in un'altra maniera, te lo ripeto facendoti degli esempi. Se quello che penso, per esempio, penso che perderò il lavoro per via della recessione dovuta al coronavirus, influisce su quello che sento, sono in ansia per come andrò avanti se vengo licenziato, allora quello che voglio sentire, quello che non voglio sentire, essere in ansia per come andrò avanti, può essere gestito attraverso quello che penso. Ovvero è inutile preoccuparmi se perderò il lavoro. Perché? È nelle tue possibilità di controllare la recessione mondiale, è nelle tue possibilità di controllare il coronavirus. La risposta ovviamente è no. Che senso ha preoccuparsi e stare in ansia per cose di cui non posso avere il controllo? Gesù, ha detto in Matteo 6, 27. Ha detto queste parole: e chi può con la sua preoccupazione aggiungere una sola ora alla durata della sua vita? In alcune altre versioni è scritto aggiungere alla sua statura un sol cubito, cioè innalzarsi, crescere improvvisamente.
Non so se conoscete una certa persona che si chiama Billy Graham, è un grande predicatore che è morto qualche tempo fa. E lui ha detto una volta: nel migliore dei casi, l'ansia ci distrae dal nostro rapporto con Dio e dalla verità su chi Egli è, il Signore dei cieli e della terra. Nel peggiore dei casi, l'ansia è una malattia paralizzante che prende il controllo delle nostre menti e fa precipitare i nostri pensieri nelle tenebre. Qualche settimana fa abbiamo già visto un versetto di Filippesi 4, l'8 e il 9, parlando dell'essere sale della terra e luce del mondo. Lo rileggiamo oggi sotto un'altra ottica, sotto un'altra chiave, e ti prego di cercarlo nelle tue Bibbie e di metterlo davanti mentre sto predicando in questo momento, così che possiamo scorrerlo assieme. Nelle Bibbie, queste qua bianche, sta a pagina 760. Nelle Bibbie, quelle con la copertina viola che abbiamo in chiesa, si trova a pagina 1172. Per cui dicevamo, leggiamo dal versetto 8 al versetto 9 di Filippesi 4, che dice così: Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama e quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà in voi. Ora, in questo versetto c'è la chiave per eliminare gran parte dell'ansia quotidiana, se non tutta l'ansia. Ma non è una cosa automatica, non viene automaticamente leggendo questo versetto. Paolo dice che posso avere con me il Dio della pace. Ora, la parola pace che usa Paolo è Eirene. E questa è una parola che Gesù ha detto moltissime volte a moltissime persone differenti durante la sua permanenza in terra. Sapete quando diceva questa parola pace? Quando le persone venivano da lui guarite. Vi faccio un solo esempio tra tutti. Quando, non so se vi ricordate, l'episodio di una donna che aveva un flusso di sangue, un'emorragia da tantissimi anni. La donna a un certo punto sa che Gesù sta per passare dalle sue parti, si spinge fino per incontrarlo, ma vedendo che la folla lo circondava, dice: Se solo riesco a toccare le sue vesti, io sarò guarita. E effettivamente soltanto toccando le vesti di Gesù viene guarita. Gesù sa che è successo qualche cosa, non vuole che vada via, si gira, la cerca, lei confessa che è stata realmente guarita. E quando la sta per salutare, dice in Marco 5:34: Figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace, Eirene, e sii guarita dal tuo male. La pace di Dio porta sempre guarigione. Gesù ha detto in Giovanni 14:27: Vi lascio la pace, Eirene, vi do la mia pace, di nuovo Eirene. Gesù può guarire la tua ansia, ma devi applicare ogni sua parte. Devi applicare ogni parte di quello che Gesù ha messo in cuore di dire a Paolo, perché il Dio della pace sia con te. Allora, come posso avere il Dio della pace? Perché il Dio della pace sia con me, come prima cosa, devo concentrarmi sulle cose che piacciono a Dio. Allora, scorri assieme a me il versetto di Paolo, il primo versetto, il versetto 8. Rileggiamolo assieme. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Allora, quali sono, penso un attimo, quali sono alcune caratteristiche di Dio? Te ne elenco alcune così a caso. Dio è un Dio vero, un Dio onorevole, un Dio giusto,
un Dio puro, un Dio amabile, un Dio di buona fama, un Dio che ha tutte le virtù, non alcune, un Dio della lode e un Dio che va lodato. Ora, queste sono tutte caratteristiche che Paolo elenca in questo brano. Sono all'interno di quel brano e che dice debbono essere al centro della mia attenzione. Quelle sono le caratteristiche che a Dio piacciono, perché Lui ha queste caratteristiche. Se tu vuoi essere guarito, se tu vuoi essere guarita ogni giorno dalla tua ansia, devi concentrarti sulle cose che nel mondo riflettono il carattere di Dio, sulle cose che nel mondo sono simili al carattere di Dio. Allora, pensa per un attimo al tuo programma preferito in TV, se sei della mia età, vecchio, che guarda ancora la TV, o al tuo canale YouTube preferito, se sei molto più giovane e guardi e non guardi più quella cosa strana che si chiama TV. Quello che vedi sul tuo canale preferito YouTube o sul tuo programma preferito in TV è giusto? È puro? È amabile? Porta buona fama? Ha qualche virtù? È da lodare? Penso che su questa base dovremmo eliminare un bel po' di programmi e canali, a partire dai TG, a partire dai telegiornali. Paolo ci dice che se vogliamo che il Dio della pace sia con noi, se il Dio della pace sia ci accompagni, se vogliamo la pace di Dio che elimina l'ansia, allora dobbiamo focalizzare la nostra mente solamente su una serie di cose che hanno un effetto positivo sulla nostra anima. La nostra mente è quella che condiziona lo stato della nostra anima. Concentrati sulle quelle cose. Secondo metodo, perché il Dio della pace sia con me e allontani la mia ansia, devo imparare e ricevere. Guarda il versetto 9, la prima parte. Le cose che avete imparate, virgola, ricevute. Ora, il verbo imparare, imparate, è mantano, che è lo stesso verbo che Gesù usa spesso con i suoi discepoli dopo avergli spiegato qualcosa. Qui c'è un episodio, leggo con voi assieme Matteo 24, 32. Imparate, mantano, dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Mantano significa imparare, imparare da Gesù. Ma non devo solo imparare, aver imparato a pappagallo, come si diceva una volta a scuola, imparato a memoria la regola. Molti di noi, mi ricordo delle interrogazioni meravigliose con delle persone che ripetevano per filo e per segno, comprese le virgole, le cose che avevano letto sul libro di testo. Non era quella la maniera di apprendere, perché poi chiaramente non era qualche cosa che rimaneva. La devo aver, dice Paolo, ricevuta. Che cosa significa ricevere? Avete presente quando due soldati, soprattutto nei film di guerra, si parlano a una rice trasmittente? Uno dà un ordine e l'altro dice ricevuto. Che cosa significa? Che ti ho sentito e ho anche capito il comando. Per chi ama gli sport, qualcuno forse conoscerà gli sport e amerà il baseball, il ricevitore è quello che fisicamente prende la palla dal lanciatore, la tiene in mano e poi, non stiamo qui a spiegare troppo, lancia di nuovo la palla per far proseguire il gioco. Paolo ci sta dicendo che per conoscere le cose su cui mi devo concentrare, devo essere attento alla lezione. E la regola deve essere passata dal libro al mio cervello, la devo tenere in mano, la devo far mia adesso, devo afferrarla. Paolo dice che c'è da imparare. Ora, imparare non ci viene naturale, non è una cosa che amiamo fare, così come non ci viene naturale risolvere
senza aver studiato una equazione di terzo grado. Per cui, per imparare le regole, per afferrarle, io devo studiare questa cosa qua. Io devo studiare la Bibbia, devo far parte della mia giornata, deve essere immersa in questo libro dove ci sono le risposte. Terzo metodo perché il Dio della pace sia con me. Devo guardare e devo ascoltare. Guarda ancora il versetto 9, la seconda parte. Udite da me e viste da me. Ora, se c'è una lezione, c'è anche un insegnante. In questo momento mia moglie è insegnante, come tutte le insegnanti, è un'insegnante universitaria, stanno a casa e stanno insegnando online tramite i vari mezzi, soprattutto con Zoom, che è diventato improvvisamente famosissimo in tutto il mondo, e chiaramente è perché i suoi studenti hanno bisogno di un insegnante, non possono fare da solo. Tu puoi anche studiare chirurgia sui testi, ma se non ascolti il chirurgo e vedi come opera sul cuore, non riuscirai, per quanto bravo tu sia, per quanto brava tu sia, a fare il bypass aorto coronarico o il trapianto di cuore. Devi vederlo e devi vedere fisicamente come l'ha fatto. Il cristianesimo non è una disciplina da autodidatti. È un rapporto con altri credenti maturi che ti dicono e ti mostrano su cosa ti devi concentrare. Paolo dirà in Efesini, al capitolo 4, i versetti da 11 a 13, dirà così: è lui, Gesù, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Che cosa significa questo? Questo significa che se vuoi vincere l'ansia, devi avere una comunità di credenti, una chiesa e anche un piccolo gruppo con cui incontrarti settimanalmente, dove poter essere arricchito, dove poter essere edificato, dove poter essere istruito, dove poter essere istruita, fino, dice Paolo, alla piena conoscenza del Figlio di Dio, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ora, che cosa è successo con la pandemia? La pandemia ha moltiplicato i predicatori online. Qualche volta sono buoni, qualche volta meno, qualche volta sono tremendi. Varrebbe la pena che non avessero predicato, ma comunque loro ci provano. però di per sé è un bene e un male allo stesso tempo. Il bene, se il messaggio è buono, è che la parola di Cristo è molto più in circolazione in questo momento, soprattutto sui social media. Un male perché illude molti che possano fare chiesa, essere istruiti su Cristo, semplicemente stando a casa, davanti a un PC, a un tablet, a uno smartphone. Ora, sappi una cosa, i lupi solitari nella vita reale finiscono sbranati dall'ansia. Ti serve una comunità di credenti, di qualsiasi denominazione tu sia in questo momento che mi stai ascoltando, che tu sia evangelico, protestante, cattolico o quant'altro, ti serve una comunità per non essere sbranato dall'ansia, altrimenti la tua ansia aumenterà. Quarto metodo perché Dio, il Dio della pace, sia con me. Devo fare. Ultimo pezzettino del versetto, molto secco, fatele. Si accetta Gesù in un momento della tua vita, ma crescere come discepoli è un percorso. Prima imparo la regola e la faccio mia, poi ascolto e vedo quella regola già praticata da tempo in altri e poi la metto in pratica nella mia vita. Giacomo al capitolo 1, al versetto 22 dice: ma siate facitori della parola, non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Se tu pensi che ti basti udire la regola e non farla, dice Giacomo, ti stai illudendo.
Se ogni giorno mi concentro sulle cose che piacciono a Dio, imparo e faccio mie le istruzioni del Padre attraverso la lettura della Bibbia, guardo e ascolto altri che le mettono in pratica e le faccio io stesso, io stessa, allora sarò capace di sconfiggere la mia ansia. Però pensi che questo gioverà soltanto a te? Certo, tu avrai vinto l'ansia, tu avrai vinto la tua ansia quotidiana, ma pensi che Dio faccia questo soltanto per te? Ora Dio non fa nulla, nulla di nulla, se il frutto è soltanto limitato a quel momento in particolare. Il frutto, quello che fa Dio, è un frutto che si moltiplica nel tempo, perché questa è la strategia di Dio. Guarire te per guarire chissà quante altre persone, guarire te dall'ansia perché tu possa guarire altri dall'ansia. Il frutto venga moltiplicato e gli effetti del tuo obbedire a lui vengano moltiplicati verso gli altri. A che pro farebbe tutto questo? Vincere la tua ansia? Certamente sì. Sconfiggere le tue paure? Certamente sì. Ma non solo. Proverbi 12:25 dice: la preoccupazione nel cuore dell'uomo l'abbatte, ma una par buona parola lo rallegra. Se tu sei stato ansioso, se tu hai provato l'ansia e l'hai sconfitta, la buona parola tua che darai a chi è nell'ansia rallegrerà la vita di altri. Se vincerai la tua battaglia, lo puoi con Gesù, lo puoi con Gesù al tuo fianco. Tu sarai chiamato, tu sarai chiamata a portare guarigione, ad essere la cura, ad essere la guida e ad essere la testimonianza ad altri cuori nell'ansia. Fermiamoci a pregare. Grazie, Signore Gesù, di essere venuto a sconfiggere la mia ansia. Grazie di essere venuto a spezzare questo legame che c'è tra l'ansia, il mondo e la mia anima. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai udito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio da oggi concentrarmi sulle cose che piacciono a te. Sulle cose che sono pure, che portano lode, che portano rispetto, che sono degne di essere ascoltate. Io voglio concentrarmi su quelle. Ascolterò anche tutto il resto, ma non saranno il centro della mia attenzione. Saranno cose che metterò da una parte a favore delle cose che sono nelle tue caratteristiche, che piacciono a te. E Signore, io voglio imparare le tue regole, voglio imparare a riceverle, farle mie, tenere la palla in mano del tuo insegnamento. Io voglio imparare, voglio leggere la tua Bibbia, voglio leggere la tua parola, voglio ascoltare la tua parola e ricevere i tuoi insegnamenti e farli miei, farli parte del mio patrimonio, essere piantati dentro di me. E Signore, io voglio guardare e ascoltare altri. Voglio far parte di un gruppo di persone, voglio far parte di una chiesa, di un piccolo gruppo locale che si riunisce per parlare di te, per supportarci l'un l'altro, per essere edificati ed essere di edificazione. E soprattutto, Signore, io voglio fare in questo mondo perché so che se tu hai sconfitto la mia ansia, io posso aiutare altri a sconfiggerla, perché possano gioire di una vita senza l'ansia. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.